Buongiorno a tutti, siamo dentro il nostro 130R e stiamo trapiantando le batate, non patate con la P di Palermo, ma batate con la B di Bari. Come vedete, la cosa strana è che in confronto rispetto alle patate normali, queste si trapiantano con delle piantine o con delle talee. Qua stiamo piantando patate batate, viola, marroni, arancioni e rosse. Facciamo un po' di un tipo, un po' di un altro, in modo di avere nel nostro negozio, chiudiamo il vetro perché sennò si sente il rumore di fuori, in modo di avere nel nostro negozio tantissime varietà e avere così una bella scelta e anche esteticamente molto bello, no? Vedere 4-5 tipi di colori di patate. Di batate, scusate, anche io sono abituato a dire patata americana, invece queste sono batate. Allora, perché c'è la piantina e non si pianta il tubero? Praticamente dalla batata, quindi la nostra batata, viene piantata dentro in serra, da là nascono queste talee che a loro volta vengono rimpiantate dentro le padelle. Nel caso di queste qua colorate vengono rimpiantate dentro le padelle, se no dopo vedrete quelle bianche, pianteremo direttamente la talea senza neanche la zolletta. Quindi vengono diciamo così innestate dentro le padelle, viene fatto fare uno sviluppo radicale e dopo successivamente vengono trapiantate. Sesto di impianto, sono 90 cm tra baule e baule, quindi tra le file, e circa 40 cm da pianta a pianta. Stiamo utilizzando una trapiantatrice a pinze della Checchi e Magli, che di solito non la usiamo mai perché non usiamo la nostra multipla. Questa qua la teniamo solo e esclusivamente per il trapianto delle batate. Vedete, abbiamo tirato su le combine ieri sera con la nostra guida satellitare, che oggi però particolare, oggi ci ha abbandonato. Cioè praticamente tra le nuvole, tra questa riva alla mia sinistra, il segnale non è così pulito, quindi preferisco tenere io il trattore e con il braccetto, ricordiamo idraulico, in basso a destra mi regolo la trapiantatrice a destra e a sinistra, perché come vedete i bauli fatti con le solchette non sono perfetti, cioè il fondo non è perfetto, ovviamente c'è la zolla, c'è più alto, più basso, cioè non lavora alla perfezione una solchetta, quindi magari il trattore una volta è un po' più appoggiato a destra, un po' più appoggiato a sinistra. Quindi io con il mio distributore qua dietro, che ce l'ho qua sul distributore numero 3, vado a spostarmi la trapiantatrice a destra e a sinistra. Abbiamo tirato su ieri sera, abbiamo passato la dischiera, il preparatore qua, su una terra che vedete era ancora umida. Subito abbiamo chiuso i bauli in modo da bloccare l'umidità dentro. Oggi andiamo a trapiantare, che tra l'altro è anche una giornata molto nuvolosa, quindi la terra non si asciugherà moltissimo, e quindi subito la nostra batata andrà a prendere il terreno e a far sviluppare le radici. Ricordiamo che a noi interessa far sviluppare le radici su questo prodotto qua, perché lo sviluppo fogliare ce ne interessa poco, non si mangiano le foglie, si mangia la radice che è sotto. Vedete, Steven e Manuel stanno una alla volta, le piantine le mettono sulla pinza, la pinza gira, dopo andiamo a vedere anche come funziona un pochettino la macchina. Adesso stiamo facendo batata marrone a cuore bianco, perché la particolarità di queste patate è che può esserci la buccia di un colore e il cuore di un altro, tipo la buccia rossa e il cuore arancione, la buccia rossa e il cuore rosso, la buccia viola e il cuore bianco, la buccia viola e il cuore viola. Ce ne sono tantissimi, ce ne sono addirittura blu, che però noi attualmente non piantiamo perché preferiamo la viola, che è secondo me è più bella e anche più, è una delle, la viola è una delle più buone, se non la più buona, e tra l'altro è quella che produce di meno, perché ovviamente
quando una cosa è buona è anche difficile farla. Vedete, noi con la nostra calma, pianino pianino, aiutiamo, sta cambiando la padella, mi aiuto col sedile girato, devo tenere d'occhio anche il trattore perché il segnale oggi, il segnale è perfetto, tutto quanto perfetto. Praticamente cosa succede nella nostra guida? Le linee si spostano sempre, cioè si spostano di quei 5, vedete, 10 centimetri 5, e quindi non mi fido, perché questo qua è un lavoro molto molto delicato. Poi dopo qua bisognerà passare in mezzo a sarchiare, dopo ci sarà una macchina da raccolta che dovrà passare precisa, se no le patate si tagliano. Quindi vedete come si sposta, c'è un problema che dovrebbe essere questa riva qua, sporca il segnale RTK, no? Quindi la macchina non riesce proprio a vedere dov'è precisamente. E allora noi lo facciamo alla vecchia maniera, senza nessun problema. Dopo proveremo anche a contattare, ovviamente, se il problema non si risolve, contatteremo l'assistenza, che però adesso cerchiamo di finire. Contatteremo l'assistenza per vedere se il problema non si risolve, per vedere magari se è successo, magari si è chiusa una porta o c'è qualche parametro da sistemare. Però attualmente a me interessa finire di piantare, quindi andiamo avanti. Perché adesso è nuvoloso, ma se esce il sole le combine iniziano ad asciugarsi. Invece io con questa trapiantatrice qua, vedete, con le due ruote di ferro, andiamo proprio a schiacciare dove è trapiantato. Vedete, anche il terzo punto è molto allungato, in modo che la ruota faccia tanta pressione, in modo da chiudere sotto l'umidità, chiudere la radice della pianta, in modo che vada subito a partire e a radicare. Che una volta, quando non c'era un'intrapiantatrice, si piantavano a mano queste qua, si faceva un buco e coi piedi si pestava, si pieteva giù la talea e coi piedi si pestava, in modo che la terra aderisse perfettamente alla pianta, in modo da aiutare lo sviluppo radicale. E io, pensando a come si faceva una volta, ho detto: cavoli, la trapiantatrice posso dargli molta più pressione dietro, allungando tutto il terzo punto, e così faccio. Abbiamo modificato un pochettino gli attacchi in modo che tutta la pressione della macchina sia sulle ruote dietro. Vedete, guardate come va a schiacciare forte forte il baule, va proprio quasi lo tira dritto da quando stiamo schiacciando. Vedete, io adesso più o meno mi metto, perché ovviamente la guida oggi è così, guardate attentamente cosa succede. Guardate, vedete, sposto la trapiantatrice e me la metto in centro con il distributore. Parto. E in corsa posso anche aggiustarla, non so se si vede dalla GoPro che l'ho spostata alla, diciamo, destra della visuale, in modo da centrarla sulla punta dei bauli o delle combine, come volete chiamarle. Va spostata ancora un po' là. Ci sono anche, c'è un altro modello di trapiantatrice che pianta e man mano dietro fa la combinetta. C'è chi la usa, c'è chi non la usa. Io mi trovo meglio così, perché questa va a premere di più sulla combina. Non lascia
dietro soffice, va a premere, quindi blocca l'umidità e soprattutto non si evita di irrigare la batata, che va fatto proprio, a mio parere, va irrigata proprio in caso estremo di emergenza, perché se si va a irrigare continuamente le radici non si sviluppano, perché là è sempre bagnato, la pianta lavora sempre là e non è che sviluppa una radice grande per andare in cerca dell'acqua, e quindi la batata resta sempre ferma, cioè il tubero che dopo noi andremo a raccogliere non si sviluppa, si sviluppa solo si sviluppa solo la vegetazione sopra, perché noi stiamo irrigando, gli diamo, ma sotto resta piccolo. Qua in dialetto nostro si deve dire te lavori come patate par sotto, perché magari sopra c'è una pianta magra, ma sotto c'è uno sviluppo radicale enorme, ed è quello che noi dobbiamo puntare, non ad avere una pianta rigogliosissima che riempie il campo, ma dobbiamo puntare a fare sviluppare le radici, perché noi andiamo a raccogliere proprio le radici. Quindi irrigare solo in caso di emergenza, sarchiature, che noi abbiamo anche un attrezzo apposta per fare questo lavoro qua, per venire proprio a rompere in profondità qua in mezzo, venire a rompere la terra in modo da sviluppare la radice e tenere pulite le infestanti, perché le infestanti ovviamente non hanno una radice anche loro, no? E se vanno a occupare il posto dei nostri tuberi, i nostri tuberi non si sviluppano, quindi tenere anche pulito, tenere pulito l'appezzamento, il campo, tutto quanto. Ah, e qua tanto letame, perché la batata in questo caso ha bisogno del letame per diventare dolce. Vedete, noi abbiamo tirato su i balui, vedete come vengono su quelle zolle nere, che è proprio il letame che eravamo andati a portare prima di arare. Ovviamente prima di tirar su, abbiamo preparato con la dischiera, prima di tirare su i bauli, abbiamo aggiunto anche dei bioattivatori in modo da andare ad attivare questo letame. E tra l'altro potrei andare anche molto più veloce di così per questo trapianto, ma voglio proprio che la macchina prema sulla linea di trapianto. Vedete proprio come lascia questi due segni evidenti. Andate qua, intanto è venuto a trovarci un calabrone, però no, non mi dispiace, ma qua non ci sono fiorellini. Dicevo che lascia proprio due segni evidenti sul terreno, perché vogliamo proprio, è proprio quello che vogliamo. Come chi prima di noi le piantava a mano, andava a pestare coi piedi, noi vogliamo fare la stessa cosa con la macchina. Dopo, anche se la baulatura va un po' giù, non c'è nessun problema, quando avremo a sarchiare la tiriamo su di nuovo. Che fermiamo, così aiutiamo a cambiare le padelle. Là. Ed cerchiamo anche di non andare troppo avanti con vedete come mi tengo dietro con i trapianti, perché ovviamente vicino alla capezzagna il terreno è più duro, no? Perché dopo si va a pestare, si passa, si fa e si briga. E noi qua non andiamo a trapiantare, perché dove è più duro non si sviluppano le radici. Quindi noi non andiamo a piantare, ci teniamo un po' più indietro. Dove vediamo che inizia a indurirsi, ci fermiamo.
raddrizziamo un po' la fila, là, basta. Questo è il trapianto della batata. Noi adesso finiamo di piantare questo, di riempire questo campo, e dopo vi mostro invece come si fa, come si pianta la, questa qua è in zolletta, come si pianta la, proprio la patata americana bianca, che è tra l'altro molto molto prodotta nella nostra zona, come si pianta e soprattutto che trucchetto si usa per farla partire meglio, sempre imparato dai nostri vecchi, diciamo così. Abbiamo appena finito le piantine che erano già state innestate sulla zolletta. Queste qua erano le patate colorate. Adesso andiamo a prendere quelle bianche. Intanto abbiamo capito che è proprio quella zona là dove stavamo trapiantando prima, perché il nostro segnale è tornato super efficiente, quindi torniamo a piantare in RTK. Sentite come anche lui è contento di essere tornato. È proprio quell'albero alto là, si vede che, sapete che il segnale RTK si basa su dei satelliti che girano intorno alla Terra, più una scheda SIM dentro all'antenna che prende dei punti a terra come un cellulare, e là gli dà la ripetibilità e la precisione della linea. Si vede che proprio in quel punto là, in quella zona là, quella riva alta là va a oscurare questi punti a terra e vanno a togliere quella che è la precisione che noi abbiamo bisogno, però abbiamo fatto lo stesso senza nessun problema, tanto dovevamo solo fare quel pezzettino là. Adesso ci spostiamo, anzi posizioniamo la nostra macchina a bordo fosso, perché adesso vediamo un trucchetto per far partire le talee delle patate americane bianche, che adesso vi sveliamo. Quindi parcheggiamo qua, e uno si chiede: ma perché a bordo fosso? E adesso vedete cosa andiamo a fare. Parcheggiamo qua perché abbiamo proprio bisogno del fosso per fare questa cosa qua. Non del fosso in sé, ma di quello che produce. Cosa produrrà un fosso? Adesso andiamo a vedere. Manuel, prendimi il badile e il secchio. Anche il secchio. Dammi. Prendi l'altra.
Buono. Vedile. Vedete, andiamo a immergere le patate dentro la terra del fosso, ricca di elementi nutritivi. Vai, vai. In modo da farla aderire al terreno. Queste metti in furgone. Avete visto, siamo andati a prendere la terra dentro il fosso, che è una terra ricca, molto molto ricca, perché ovviamente tutto quello che la pioggia porta via, la terra, quando si va a depositare, le foglie che cadono degli alberi, gli insetti che muoiono e vanno dentro il fosso, tutto quanto si deposita sul fondo. Questa terra tra l'altro è anche molto bagnata. E quando noi andiamo a piantare la talea senza la zolletta, va ad aderire molto di più rispetto a metterla senza. E le piante in percentuale, perché ovviamente di queste qua non tutte partiranno, ma se riusciamo a stare su un 90% è molto meglio rispetto a un 80-70%. Allora, aiutandole con la terra così, oltre a dargli una concimazione naturale, perché dentro il fosso sono tutti i campi qua attorno, oltre a dargli una concimazione naturale, gli diamo anche una mano a far partire le radici. Adesso andiamo giù, perché il nostro stime, il nostro mano, è la prima volta che piantano queste talee. Allora andiamo a mostrargli come si fa, perché Steve le dovrebbe avere già piantate, invece Manuel è stato assunto a metà dell'anno scorso, quindi questo qua non l'ha mai visto. Là. Hai già fatto questo l'anno scorso? No? Guarda. Questa qua, una. Dove c'è il nodo? Qua, così, guarda. Dove c'è questo? Qua. Capito? Buono. Se vuoi togli l'elastico. Ecco, anche Steven non l'aveva mai fatto. Adesso vediamo, cerchiamo di spiegare a voi e spiegare
anche ai nostri due operatori il da farsi. Riattiviamo la nostra guida satellitare, che è tornata a darci una mano, grazie mille, bentornata. Si è presa una mattinata di ferie, ecco qua. Rallentiamo un pochettino, che tanto fretta non ne abbiamo, ma dobbiamo fare un lavoro perfetto, quello sì. Vedete, la trapiantatrice è a pinze, a differenza di quella a bicchieri, che è l'altra nostra trapiantatrice, trapianta anche senza la zoletta sotto. Vedete come pianta anche le talee. Invece quella a bicchieri ha bisogno della zoletta per il peso, che la pianta va giù per caduta. Questa la accompagna giù. Dopo comunque, o dopo, quando arrivo a casa, scendo a mostrarvi come funziona questa trapiantatrice. Possiamo farle mettere ancora un po' più fonde. E più fonda andiamo a metterla, più si va a prendere la terra fresca, no? E più resta fresca e più va a sviluppare la radice. Possiamo rallentare ancora un po' là. Vedete, qua non serve fretta, non serve, bisogna fare il lavoro che sia fatto bene. È perfetto, poi si fa una volta, le piante partono tutte, perché è molto 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 delicata. E comunque è un prodotto molto molto di nicchia, molto molto pregiato, e quindi bisogna avere tutte le accortezze in modo che si riesca ad avere un ottimo prodotto. Comunque avete visto il trucchetto della terra del fosso, secondo me è fondamentale per questo tipo di trapianto qua, perché da una volta non lo facevamo. Dopo ancora mio papà provato, fatto, brigato, e quindi dopo ha insegnato a mia volta a fare questa cosa. Ecco qua, è tornata anche la guida, vedete come la macchina va a piantare perfettamente sopra alla baulatura o alle combine, come volete chiamarle, e quindi io posso anche concentrarmi a fare meglio il video. Eccoci quindi che andiamo a terminare il trapianto delle patate americane bianche e delle batate colorate. Si chiamerebbero tutte batate, ma noi le abbiamo venetizzate con patate. Sarebbero proprio le sweet potatoes, proprio le patate dolci. E allora abbiamo fatto le bianche, che stiamo facendo adesso, che sono le talee, le arancioni, le rosse, le viola e le marroni a cuore bianco. Avete visto, abbiamo usato la terra del fondo del fosso per aiutare le talee a prendere il terreno, a radicare. Abbiamo trapiantato circa 6.000 piante, 5.000, perché erano 2.500 le bianche e altre 2.500 circa le colorate, qualcosa di più, quasi dai 5.000 alle 6.000, e sono precisamente 5.000 e rotti piante. E adesso aspettiamo che le nostre piantine prendano il terreno
sapete, abbiamo lasciato, come di là abbiamo lasciato il passaggio per il nostro rotolone. Qua abbiamo un altro trapianto e queste andremo a raccoglierle a settembre. Qua c'è una data precisa, bisogna raccoglierle prima. Cioè, le patate americane una volta andavano vendute a Fiera dei Mussi, proprio si chiama la Fiera dei Mussi, la Fiera dell'Asino, che fanno su un paese qua vicino. E le patate americane nei paesi limitrofi andavano proprio raccolte per essere vendute a quella fiera là. Quella fiera là è la prima domenica di settembre. Quindi, prima di quella domenica là, bisogna aver raccolto le prime. E dopo, man mano, a scaglioni, prima delle piogge autunnali, devono essere raccolte tutte. Questa patata qua, o la batata, si mantiene in magazzino, non serve metterla in frigo, fino a febbraio, che dopo e si può utilizzare fino a febbraio, perché più sta ferma, più si asciuga, più diventa buona. Come le patate nuove, le patate vecchie si possono usare per gli gnocchi, invece quelle nuove no, perché hanno ancora troppa acqua. E te lasciamo il posto per il rotolone. E dopo, quelle che vengono, diciamo così, vengono vendute tutte, quelle che vengono avanzate vengono, come abbiamo detto, rimpiantate sotto delle serre o dei tunnel, se riscaldati meglio. Vengono create queste talee e dopo queste talee vengono piantate di nuovo, che non è come la patata normale, si pianta la radice, ma si va ad impiantare la talea. E noi abbiamo finito. Vedete, noi non le piantiamo tantissime, perché ovviamente le vendiamo solo, insomma, le vendiamo esclusivamente nel nostro negozio, non facciamo i mercati generali, non vendiamo alla grande distribuzione, quindi piantiamo solo il necessario per il nostro negozio, né di più e né di meno. Le talee non le facciamo noi, ma ce le fornisce Bronte Miravivai di Mira, così abbiamo, perché ovviamente noi dobbiamo occuparci del nostro negozio e tutto quanto quello che riguarda le nostre piante sono affidate a un vivaista, che vi ricordiamo, noi a inizio anno facciamo un planning per tutto l'anno. Per ogni settimana dell'anno c'è qualcosa da piantare, vedete qua. Qua ne abbiamo di roba piantata. Adesso andiamo a finire. Dovremmo finire giusti, abbiamo anche una riga in più. Se ci avanzano le piante, ci armiamo di buona volontà e pianteremo quelle che avanzano su questa riga, perché vedete ci sono le tegoline a fianco e quindi col tatore non posso andare a calpestare. Ci armiamo di buona volontà e le pianteremo a mano, ma in teoria dovremmo finire giusti, ma sicuramente non ci preoccupano un centinaio di piante da piantare a mano, visto che una volta questo lavoro qua si faceva tutto quanto a mano. Adesso siamo qua, guida satellitare, RTK, trapiantatrici, seduti comodi, aria condizionata, sedili ergonomici. Una volta si faceva tutto quanto a mano questo lavoro qua. Ah, vi sarete chiesti perché gli specchi del trattore sono messi così? Perché questo trattore l'abbiamo portato con il carrellone, vedete là sopra c'è l'altra trapiantatrice, è là in fondo, e quindi per strada abbiamo chiuso gli specchi, ma adesso, siccome dopo deve tornare sopra il carrellone o il pianale, come volete chiamarlo, li lasciamo così, tanto non mi serve guardare gli specchi in campo, che fortunatamente abbiamo un bellissimo panorama da guardare
e una cabina che ci permette di guardarlo. Sì, che due anni fa il terreno era talmente tanto bagnato che anche noi, come un tè, le abbiamo piantate tutte quante a mano. È per questo che prima ho detto un centinaio di piante non ci preoccupano. E non col terreno così asciutto, ma col terreno bagnato che si sprofondava fino alle ginocchia. Perché queste talee qua hanno poco tempo per essere in pianta, cioè da quando vengono tagliate c'è uno o due giorni per ripiantarle in modo che ne muoiano il meno possibile, in modo che sia una talea fresca e impiantata subito. E siccome pioveva sempre, hanno messo un giorno, allora ci hanno portato le talee e noi quel giorno là, quel pomeriggio, il giorno dopo pioveva di nuovo, le abbiamo piantate tutte quante a mano. Finite? Che noi adesso abbiamo mostrato il trapianto delle patate, delle batate, ma per oggi non abbiamo finito, dobbiamo andare a cambiare la trapiantatrice. Prima passeremo alla nostra interatrice, dopo lasciamo qua la macchina e dopo cambieremo la trapiantatrice, metteremo su la trapiantatrice da bicchieri, che vi ricordiamo, la trapiantatrice da bicchieri non trapianta le talee ma solo quella a pinze. Possiamo spegnere la nostra guida satellitare. Non preoccupatevi che faremo il video dove spiegheremo tutte quante le impostazioni della guida satellitare, come si setta un attrezzo, faremo tutto quanto, non preoccupatevi, abbiamo visto che ce l'avete chiesto e provvederemo a farlo. Però mi serve un attrezzo nuovo, perché non posso impostare uno vecchio, se no non si capisce niente. O cancello un profilo esistente o aspettiamo magari qualche new entry che sappiamo tutti sta arrivando, e allora andiamo a settare un nuovo attrezzo nel nostro command center, che dopo utilizzeremo con la guida satellitare. Eccola qua la nostra trapiantatrice a pinze, che ha finito di lavorare, adesso andremo a staccare. Volevo mostrarvi proprio come funziona. Vedete, c'è, beh, l'attrezzo è veramente leggerissimo, peserà 2 quintali in tutto quanto, la macchina è esagerata per questo attrezzo qua. È che noi, utilizzando le guide satellitari dei 6000, la guida satellitare ricordiamo che è integrata sulla macchina. Utilizzando queste due macchine qua, allora cerchiamo di utilizzare sempre le solite due. Andiamo ad abbassare un pochettino. Allora, come funziona la trapiantatrice? Vedete, ha delle pinze, che adesso sono tutte sporche. La pianta viene appoggiata qua, con la zolletta fuori, nel caso delle patate americane la talea messa in fuori. Queste due ruote qua, vedete, con delle catene, girando, trascinano, chiude, va a chiudere qua, trascinano giù, la piantina intanto sta ferma e dopo, guardate qua sotto, la piantina viene, guardate come si apre, tac, e viene accompagnata giù e viene mollata. La ruota di trascinamento funge anche come ruota chiudisolco. Vedete, lei gira e le pinze ruotano sempre. La misura, la distanza della pianta, viene data da degli ingranaggi che sono qua dentro. Si molla qua, si cambia gli ingranaggi e vedete, fa varie misure. Noi adesso eravamo a 39, circa 40 centimetri. Questa macchina, essendo meccanica, è anche molto precisa, a meno che non iniziano a mollarsi le catene. Vedete anche questa. In sé è semplicissima. E questa è la macchina più la trapiantatrice più semplice che esista,
La più facile da utilizzare è anche quella che non ha problemi, trapianta tutto. Al contrario di quella a bicchieri che è sopra là, che magari se non c'è la zolletta, se la piana è troppo lunga non la trapianta. Invece questa trapianta tutto. È molto più lenta, perché stiamo parlando di una macchina che fa circa due file, fa 2000 piante all'ora, e contando anche le svolte, carica questo, carica fabbrica, fa circa 2000 piante all'ora. La siamo ben oltre con quella macchina là, siamo all'incirca alle 10.000 piante ora. Però nella sua semplicità, cioè una volta noi qua ci attaccavamo una Fiatina 2.15 e trapiantavamo tutto quanto con questa, ovviamente era più stretta, trapiantavamo a 60 e trapiantavamo tutto quanto con questa. Ha fatto veramente tantissimi 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 ettari sta macchina qua, e adesso la teniamo solo per le patate americane. Ah, e uno si chiede, ma cos'è questo tubo qua? Perché una volta avete visto il nostro video della seminatrice pneumatica, non avevamo la seminatrice, e allora con la scatola dei semi in mano, Fiatina, trapiantatrice, due operatori, di solito io e mia mamma, mettevamo tuc tuc alla distanza di questo, questo qua ci dava il tempo per mettere giù il seme. E abbiamo, mio papà aveva fatto questo ingegno qua, con un imbuto, qua sopra veniva messo un imbuto, e buttavamo giù il seme al tempo di questa qua, e piantavamo e seminavamo, anzi, con una trapiantatrice, piselli, fagioli, le zucche insieme, facevamo tutto con questa macchina qua, le zucche, le tegoline, le cornette, che sono le tegoline quelle lunghe, facciamo tutto quanto con questa macchina qua. Eccezionale. Adesso che mi è venuto in mente ve l'ho raccontato. Quindi prendete spunto nella semplicità di una macchina, quante cose può fare, anche se non si hanno le cose, se non si sistema. Vedete qua, avevamo messo addirittura qua, c'erano delle palette che andavano a chiudere il solco e a portare ancora più terra. Vedete, nella sua semplicità, come ingegnandosi, pensando, sistemando, come si può adattare una macchina a fare molteplici lavori. Sì, vi dico, qua abbiamo il top tecnologia satellitare, tutto quanto quello che volete su quella macchina là anche, ma guardate una macchina così semplice, cosa si può portarla a fare. Trapianta tutto, si può usarla anche per seminare e non ha paura di niente. E soprattutto è semplice, perché guardate, manutenzione ha. Adesso arriviamo a casa, gli diamo una lavata veloce, un po' di olio alle catene e la macchina è perfetta. Macchina che questa macchina qua avrà 20 anni, sì, 20 anni più o meno. Però guardate, tenuta sempre pulita, lavata, oliata, ingrassata. Ogni tanto vanno cambiate le pinze, perché ovviamente lavorando si consumano, si deteriorano, si piegano, le cambi. Ogni tanto si cambiano le molle, le gommine, ma macchina eccezionale. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia piaciuta la spiegazione, spero vi siano piaciute le idee che vi ho portato anche per quanto riguarda questa trapiantatrice a pinze. E vi aspettiamo al prossimo video. E continuate a commentare, vediamo che in tantissimi commentate, e ci vediamo al prossimo video.